Allora Johnny, 6 marzo tutto è pronto, nuova edizione 2011 Belluno Feltre Run. Innanzitutto diamo un po' le novità di questa edizione. Novità di quest'anno, una in modo particolare che sta avendo un bellissimo successo è la staffetta, l'inserimento nel contesto della 30 km di una staffetta 3x10 km, quindi tre tratti da percorrere, circa 10 km 200 i primi due tratti, l'ultimo tratto, quello un po' più impegnativo, 9 km 600 metri. E con l'arrivo, il cambio del testimone che sarà il chip, il famoso chip che diamo a ogni staffetta, per prendere proprio gli intertempi di ogni frazionista, nella piazza, il primo cambio verrà nella piazza di Trichiana, il secondo nella piazza di Lentiai, poi l'ultimo tratto, quello un po' più impegnativo perché c'è la salita che arriva in cima a Feltre, e con l'arrivo a Feltre, dove siamo arrivati l'anno scorso, che è stato molto apprezzato l'arrivo in centro a Feltre nella terza edizione. Senti, per chi non avesse mai sentito parlare, nominare la Belluno Feltre Run, diciamo partenza, arrivo e percorso. Allora, come sempre, partenza simbolica, da un anno a questa parte in Piazza dei Martiri, quindi Piazza Duomo, Piazza Martiri, sede logistica della manifestazione. Poi ci si sposta, transito di circa un chilometro, e giù dal ponte degli Alpini parte la 30 km ufficiale. E ci saranno naturalmente i competitivi che faranno con il loro chip e tutto quanto. C'è la possibilità a chi non ha visita medica o non se la sente, magari non ha lo spirito competitivo, chiamiamolo così, di fare anche la non competitiva, che potrà iscriversi quella mattina là, a qualcosa in meno da un punto di vista di servizi. E poi ci sarà, come da sempre, dalla prima edizione, anche il Nordic Walking, che è la prima tappa del circuito Nordic Walking Tour. Parte quest'anno, come ogni anno, con la Belluno Feltre, e quest'anno dal San Vittore Corona, sì, dal santuario, per 12, per un giro intorno ai 12 km. Quindi anche quest'anno strutturato in modo da dare la possibilità a tutti, di godere anche del paesaggio e delle bellezze della sinistra Piave, diciamo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, confermata la partenza, dicevamo, non chilometrata da Piazza Martiri fino giù al Ponte della Vittoria, perché insomma è molto simbolica la partenza proprio dal centro, dal cuore della città, esattamente come confermato l'arrivo nel cuore della città di Feltre. Importante per unire proprio queste due realtà. Due realtà che poi quest'anno avranno anche il Giro d'Italia. Ecco perché mi chiedo perché nessuno ha pensato a noi a promuovere questo rosa che sarà maggio. Comunque noi siamo contenti, perché portare un evento di questo tipo con oltre 1000 concorrenti a conoscere il nostro territorio, in questo caso la Val Belluna, le nostre città, Belluno, Feltre, e l'entusiasmo dei comuni, perché durante il percorso ci saranno le piazze, come ogni anno, animate da musica e da gente che aspetta ormai questo evento. E per noi è un motivo di orgoglio, come società, come GS La Piave 2000, organizzare questo per far conoscere anche una realtà che lavora nel settore giovanile e che purtroppo non ha impianti di atletica leggera per far tutto questo. Allora cosa ti resta? Ti resta la strada e la campestre. Noi siamo bravi a far questo, facciamo anche qualche meeting di atletica leggera, ma questo lo facciamo o a Feltre o a Belluno. Noi viviamo e lavoriamo in Sinistra Piave, abbiamo oltre 200 ragazzi che fanno atletica, e la Belluno Feltre aiuta anche a far conoscere questo. Tra l'altro, tu hai detto, noi abbiamo la strada che in occasione della Belluno Feltre sarà chiusa al traffico, quindi saranno tutte le persone che concorreranno o che decideranno anche di fare la non competitiva, saranno in assoluta sicurezza e tranquillità durante il tracciato. Sì, è essenziale, perché avere 1200, più ci saranno circa 250 del Nordic Walking come l'anno scorso, cioè oltre 1500 persone che sulla strada saranno in totale sicurezza, per cui polizia, carabinieri, protezione civile, i 600 volontari che ci danno una mano garantiranno tutto questo. Per noi è importantissimo. Io chiedo già pazienza un po' magari a quella gente che la domenica mattina
vorrà spostarsi, basta organizzarsi prima, la strada verrà chiusa dalle 10 alle 14.30, sono 4 ore e mezza che noi chiuderemo la strada, è ovvio che mano a mano che la gara si passa verrà aperta la strada, però ecco, succede una volta all'anno, come succedono nelle grandi città per le maratone, anche secondo me anche Belluno, una provincia come Belluno può avere anche questo tipo minimo di disagio, sì. Insomma, chiamiamolo così. Senti, quest'anno la Belluno Feltre ha un cuore verde, perché? Perché abbiamo pensato di... noi viviamo la Val Belluno in modo particolare, sta vivendo un periodo, sono ormai 2 o 3 anni che vive in mezzo all'inquinamento. Noi abbiamo questo problema del PM10 a Feltre che è sempre altissimo, ma non solo Feltre, ma anche tutta la Val Belluno. Allora, una domenica chiusa al traffico, perché comunque è chiusa. In più abbiamo deciso di sensibilizzare la gente a questo tipo di riciclare. I concorrenti infatti avranno i vari contenitori sui ristori dove ci sarà l'umido e il secco. Davanti alla carovana porteremo bici elettriche, macchine elettriche, che deve essere anche il nostro futuro. Noi pensiamo anche un po' a questa cosa qua, è una cosa che noi ci teniamo moltissimo. E poi, sì, e poi anche perché nelle piazze ci saranno proprio nelle piazze Trichiana, Lentiai, in piazza a Feltre, il WWF e alcune associazioni che ci stanno dando una mano avranno dei gazebo dove promuoveranno questo tipo, il fotovoltaico, tutte queste cose qua. Abbiamo chiesto loro un aiuto, loro hanno fatto volentieri tutto questo perché loro hanno lo spirito proprio, ma noi, ma non siamo solo noi, cioè lo spirito trail è lo spirito quello di andare a correre in mezzo alle montagne cercando di rispettare l'ambiente, esatto. Ma lo possiamo fare anche in mezzo alla strada asfaltata come la nostra provinciale che da Belluno a Feltre, per cui ecco, e questo secondo me è una cosa che porteremo avanti, non è che lo facciamo quest'anno perché abbiamo deciso così, è una cosa che non solo noi, ma tutti dovremmo lavorare su questa direzione. Tornando invece alla gara, diciamo ai nostri telespettatori, soprattutto per coloro che se ne intendono un po' di più di corsa, quali sono i punti proprio essenziali della Belluno Feltre, quella dove ovviamente i top runner daranno il meglio di sé e dove invece per coloro che comunque hanno già buone prestazioni, fanno già buoni tempi, dovranno assolutamente stare attenti. La Belluno Feltre ha una caratteristica particolare, è una gara che guardandola sull'altimetria, se guardate sui siti così, non sembra difficilissima, nel senso che il Piave scende, quindi sembra effettivamente noi da Belluno per andare a Feltre si scende da un punto di vista altimetrico, però non è così semplice perché comunque non è assolutamente piatta, quindi le difficoltà maggiori, come è stato scritto anche più volte, è scritto sui siti, anche sui giornali, sulla stampa e così, è fino a Busche si arriva giù tranquillamente, si arriva bene, sono però già 25 km, 23-24 km, e poi si passa il famoso ponte di Busche e da lì c'è una salita, sembra, lo chiamano il passo Cuccagas, adesso non voglio fare la pubblicità al distributore, ma lì c'è un distributore e l'hanno chiamato già un passo, eppure non è un passo, lei è che sulle gambe abbiamo 23-24 km, che poi sono gli ultimi 6 per arrivare in centro a Feltre, che sono una trentina, e ora lì diventa un po' più difficile, quindi gestire bene le forze, le energie fino a Lentiai e da lì poi, se uno ne ha dentro, come tanti miei amici e come tanta gente che io ho allenato, ne hanno trovati e ne hanno raccolti per strada, si dice così, perché erano un po' cotti. Speriamo che, insomma, questi sono dei suggerimenti, ma poi chi l'ha già fatta... i top runner, per esempio, hanno vinto la gara. Chi ha vinto la gara l'ha sempre vinta proprio in questo tratto, nel tratto finale, in cui chi ne ha di più, chi ha risparmiato di più, chi ha corso meglio, chi ha consumato meno, alla fine ha fatto una gran gara.
Perfetto, chiudiamo con un altro messaggio importante. Abbiamo detto avvicinare i giovani allo sport, all'attività sportiva, a godere delle bellezze del nostro paesaggio e a sfruttarle anche dal punto di vista sportivo. Tu quest'anno insieme al Gazzettino hai trovato una collaborazione davvero importante per insegnare un po' alle persone a correre, l'approccio alla corsa, che non deve essere casuale e deve avere, secondo me, dei riferimenti importanti da chi come te lo pratica abitualmente. Sì, abbiamo fatto, io ho lanciato un progetto, un'idea al giornale, al Gazzettino, e lui l'hanno recepita subito molto bene e settimanalmente abbiamo parlato della corsa, perché molta gente corre ultimamente, perché la corsa è un mezzo più semplice, meno costoso, più facile da digestire nei tempi, nel ritaglio di tempo che ha una persona durante la giornata. E per affrontare la corsa naturalmente ci vogliono, secondo me, bisogna gestire un po' alcune cose, e quindi l'abbigliamento, le scarpe, che è una cosa fondamentale, l'aspetto medico, la visita medica agonistica che nessuno vuol fare perché costa, ma che serve, perché uno può rimanerci anche a correre, perché male se non sa, ma c'è gente che muore di infarto perché fino all'altro giorno stava bene, male si mette a correre e aveva un problema cardiaco. Allora, sono piccole cose, però queste cose secondo me fanno cultura, no? Quindi noi lo facciamo come società con i ragazzi, perché li portiamo, li insegniamo a correre, a muoversi, a camminare, a saltare, a lanciare, che l'atletica dicono tutti che è lo sport di base per tutti gli sport, sì. Perché chi sa fare bene queste cose qua può fare pallavolo, basket, calcio, può fare tutto poi, senza nessun problema. I grandi, chiamiamoli così, quelli che arrivano a 30-40 anni, che devono dimagrire, che hanno voglia di muoversi, che hanno voglia di sfogarsi, perché la corsa... Chissà perché sta guardando me. No, ma hanno voglia proprio di muoversi, perché di sudare, di scaricare con i pod in testa, devono stare un po' attenti, devono, ad esempio, in un clima come il nostro, dove d'inverno c'è la neve, perché non corre in mezzo alla neve? È bellissimo correre in mezzo alla neve, basta stare attenti su alcune cose. Ecco, noi abbiamo parlato di questo. Perfetto. E questo secondo me ha avuto un bel successo, secondo me, ma anche da un punto di vista di riscontri, della gente che ce ne parla, così. Uh-huh. E secondo me dovremmo parlare più spesso di queste, sì, cose qua, ma in tutta a 360 gradi, non solo della corsa, sì, ma anche, sì, di, sì, altre cose, insomma. Ecco. Va bene, allora ricordiamo ai nostri telespettatori, la Belluno Feltre Run si corre domenica 6 marzo 2011, partenza ore? 10. Piazza Martire a Belluno, iscrizioni entro? Entro giovedì 3, sì. Sì, sì. Per tutte competitive? No, la non competitiva al mattino stesso, la non competitiva al mattino stesso, la staffetta entro le 3, perché dobbiamo organizzare i trasporti e tutto quanto, abbiamo oltre 50 staffette adesso, e quindi siamo molto contenti, perché la gente ha voglia, mm-hmm, di divertirsi anche correndo in amicizia. Ricordiamo che è aperta anche Diversamente Abili, che sicuramente, sì, anche quest'anno parteciperanno. Sì, ci saranno. Ecco, il periodo non è molto felice, il, mm-hmm, problema della Belluno Feltre a marzo, quindi loro hanno difficoltà proprio climatiche di, mm-hmm, adattamento, quindi bisogno di più tempo per allenarsi, perché comunque sono 30 km che per loro, okay, per cui non abbiamo moltissimi numeri da quel punto di vista, però noi lo facciamo molto volentieri anche là, fin dalla seconda edizione ci hanno chiamato, adesso ne avremo uno, ne avremo due, ne avremo 10, per però noi una è importante. Rappresentanza, sì, c'è, esatto. Perfetto, noi invitiamo tutte le persone che abitano lungo il percorso o che vogliono di raggiungere il tracciato e di partecipare con gli applausi e anche con la sola presenza a questa straordinaria manifestazione. Li invitiamo ovviamente ad arrivare a Feltre, a partecipare alla vittoria o comunque all'arrivo degli amici, dei conoscenti e dei top runner. E per quanto riguarda invece l'evento collaterale, la Nordic Walking, settimana prossima Night and Day curerà nei dettagli proprio la tappa e il percorso con tutte le modalità di iscrizione e tutto quello che vi serve per diventare anche voi un atleta della Nordic Walking. Johnny, io ti ringrazio. Grazie a voi. Buona corsa. Sì, beh, io la faccio in macchina, magari potessi fare a piedi. No, dico solo una cosa, a Val Belluna senza le auto è una cosa stupenda. È una cosa che, non, vi dico, la gente che ha corso la Belluno Feltre e che abita in Val Belluna, non c'è un silenzio assoluto, una volta all'anno è una cosa da vivere. Ci vediamo il 6 marzo.